Salve a tutti, bentornati negli studi del Capoluogo, bentornati ad una nuova puntata di Non Solo Calcio, la trasmissione attraverso la quale il Capoluogo vi fa conoscere sport, discipline, volti aquilani e non che praticano le attività sportive sul territorio. Anche diventando delle eccellenze, anche uscendo dal territorio aquilano, e la puntata di oggi è proprio una di quelle che ci fa piacere condurre, ci fa piacere fare, proprio per farvi scoprire poi come vanno avanti le esperienze che vi abbiamo già raccontato in passato. Il nostro battesimo del fuoco, la nostra prima puntata è stata con lo Sled Dog. Avevamo in studio Domitilla, che essere diventata un po' la mascotte dei tanti lettori del Capoluogo, che mi raccontavano, insomma, anche nei commenti all'articolo, al video, di quanto fosse bello questo cane, questo husky. Domitilla ci è tornata a trovare, chiaramente, ci è tornata a trovare insieme a Fabrizio Filoni e Olivia Piacentini. Parliamo di Sled Dog, bentornati negli studi del Capoluogo. Buonasera. Grazie. Buonasera. E bentornata Domitilla, chiaramente, che non poteva mancare. Allora, quando abbiamo fatto la prima puntata e abbiamo parlato insomma del fatto che voi vi steste preparando ai mondiali imminenti, mondiali che ci sono stati in Svezia, e sono arrivati due bei risultati. È arrivato la medaglia d'argento per Fabrizio Filoni, che è vice campione ai mondiali di Svezia nella categoria Unlimited, e la medaglia di bronzo per Olivia Piacentini, medaglia di bronzo appunto ai mondiali nella categoria 6 cani. Intanto, come state? Voi siete tornati non da moltissimo, è stato un po' lungo, diciamo, il viaggio. Come state? Com'è andata? Beh, un po' stanchi, perché ci sono stati tre giorni e mezzo di viaggio, di cui una notte di continuo a guidare, perché erano più di 3.000 chilometri. L'adrenalina ancora non finisce, però si sta affievolendo, quindi questo fine settimana lo passeremo a riposare. A riposare, finalmente arriva il riposo. Anche perché sono tre giorni interi di gare, perché sono tre manche, giusto? Sì. Quindi voi spiegatemi un po' come sono state le vostre tre giornate, cioè che ora vi svegliavate, come vi preparavate. Molto lunga, perché nel frattempo, oltre a competere, io avevo il ruolo anche quello di team leader. Quindi di conseguenza, nonostante corressi a metà giornata, quindi verso l'1:30, avevo il compito di essere presente alla riunione team leader alle 8:30 la mattina. Mm-hmm. Quindi la mattina presto, 6:30 ci svegliavamo, davamo da mangiare ai cani con quel prodotto di carne di cui abbiamo parlato, sì. E dopodiché tempo di fare colazione e subito allo stadio a fare la riunione, e dopodiché dopo partiva tutta la routine, andare a dar bere ai cani, farli discendere, preparare prima le slitte, sciolinare le slitte, perché era fondamentale, perché la neve era una neve un po' pappa, e quindi doveva essere trattata bene. E poi, vabbè, poi la gara, che lei correva sempre verso mezzogiorno, io dopo un'ora e mezza e com'è la neve a quell'ora? Perché tu dici pappa, e pappa è sempre di più. Tutti ci hanno chiesto qual era, che tempo c'era confronto a noi qua. Praticamente ci sono state le stesse temperature. Faceva meno 2, meno 3, meno 4 qualche volta la mattina, e poi passava a 5 gradi alle ore più calde. Quindi una neve. Si rovinava molto? Come? Si rovinava molto. L'ultimo giorno è stata più compatta, perché ha fatto un po' più freddo, ma il primo e il secondo giorno sono stati pure molto impegnativi, anche perché più che altro la parte finale della pista era proprio una pista da fondo tecnica a livello proprio mondiale, e quindi c'erano ripide salite e delle ripide discese, e con quella neve era faticoso per voi, era faticoso sicuramente per i cani. Olivia, noi abbiamo visto delle immagini bellissime, poi tra l'altro vi abbiamo seguito anche durante questi tre giorni con i video che ci avete mandato e che possiamo anche cominciare a far vedere. Io ringrazio il nostro regista Alessandro Luciani per le immagini. La struttura dove si è svolta, diciamo, ad Östersund, cioè questa arena di biathlon, mi dicevate, sì. Immagini bellissime, cioè una struttura avveniristica. Com'è stata l'organizzazione?
Allora, l'organizzazione è stata buona, nel senso che l'arena dava già di per sé l'input, diciamo, e l'immagine per poter creare un evento di questo genere. E eravamo dentro una città, cosa che non succede di solito nelle gare di sleddo, che perché siamo in situazioni, diciamo, in cui siamo molto più in mezzo alla natura. È difficile andare, per andare al campo di gara avevamo i semafori e dovevamo passare in mezzo al traffico cittadino sostanzialmente. Però bello perché c'erano i tabelloni con le immagini del mondiale, per cui ti senti già un pochino, cioè un vero e proprio sport. Esatto, sì. Dopo l'arena faceva già tutto il suo contorno. Quello immagini stiamo vedendo? Questo è l'arrivo mio il terzo giorno, giorno finale, quando abbiamo tentato, nonostante fossimo in due di meno e in tre rispetto agli altri team, abbiamo tentato di recuperare la prima posizione, non ci siamo riusciti, però siamo stati a livello del primo, quindi non ci possiamo rammaricare su niente. Non perché ricordiamolo, niente. Noi l'abbiamo scritto, lo abbiamo letto anche dai tuoi profili social, nella prima giornata, per quanto riguarda te, prima giornata l'hai chiusa in prima posizione, esattamente. Poi seconda giornata, seconda posizione, alla fine della seconda giornata ti accorgi che sopra c'è un cane in particolare, Dea, che ha subito un infortunio. Sì, un leggero infortunio, leggero per fortuna, che gli ha permesso di fare la manche, però chiaramente notavo che col freno a mano qualcosa, tirato. Esatto, col freno a mano tirato, è proprio la cosa giusta. E quindi di conseguenza il terzo giorno chiaramente l'ho fermata, e per una questione di equilibrio di tutta quanta la muta ho dovuto fermare anche un altro cane. Quindi di conseguenza noi abbiamo corso in 9 contro chi aveva 12 e chi aveva addirittura 14 cani, quindi era la differenza diciamo. Sentiva. E nonostante questo è arrivata una medaglia d'argento strepitosa. Esatto. Anche se loro, tu dici, potevamo fare di più. Ma il primo giorno abbiamo dimostrato di essere nettamente superiori agli altri, quindi di conseguenza abbiamo dato 4 minuti al campione del mondo, quasi un minuto al vice campione del mondo, la dimostrazione era lampante, c'era stata, sul campo era lampante. Purtroppo però, per fortuna, nello sport sono tanti i fattori che portano a un risultato, e a volte deve andare capita tutto bene per essere vincitori a questi livelli. Chiaramente. Olivia, queste immagini invece, questa sei tu. Questa sono io che con la mia 6 cani. Mm-hmm. È proprio la partenza. Come sono state le tue manche? Tu sempre in terza posizione, sembra? Io sono stata sempre in terza posizione, sì. Nel senso che il polacco, avevamo parlato l'altra volta che c'erano gli scandinavi, esatto. Non ho avuto problemi con le donne perché avevo due uomini davanti. E avevo il polacco e il finlandese, sì. Mm-hmm. E quindi ci siamo mantenuti, diciamo, più o meno gli stessi stacchi. Niente di, diciamo che io i miei maschi non sono andati esattamente come ti aspettavi. Mi aspettavo, sì, l'ho scritto anche sul post di Facebook, nel senso che più volte ho avuto i cani che stanno in mezzo, che si chiamano Team Dog, che mi sono andati avanti ai leader, quindi o era un problema proprio di forma che stava un po' andando giù e un po' anche la pista che non era proprio non era ottimale per loro, per loro, sì. Invece le femminucce magari sono molto più reattive. Si adattano. Io forse avrei avuto bisogno della Norvegia di qualche giorno, di una settimana in più forse. Perché ricordiamolo, voi ce l'avevate anche raccontato, siete stati 10 giorni in Norvegia a fare la preparazione. Una settimana intera. Ed è stato fondamentale. È stato fondamentale perché abbiamo messo i piedi sulla neve del posto, diciamo, e poi perché la pista era realmente la simulazione in linea di massima di una gara vera e propria, quindi abbiamo potuto allenare sulle distanze di cui avevamo bisogno e nelle modalità in cui avevamo bisogno, perché ripeto, come ha detto Olivia, qua siamo stati su terra, la neve non chiaramente, non si poteva fare diversamente. L'ultima volta che abbiamo visto la neve è stato quando siamo andati in Germania ad allenare, che l'avevamo detto anche la volta scorsa. Abbiamo dovuto fare per forza un weekend in Germania perché neanche le Alpi ci potevano ospitare per poterci allenare.
purtroppo le nostre montagne già da dopo Natale non c'era più niente e quindi qua bisogna per forza prendere delle decisioni e partire. Prendere, partire, farsi anche tanti chilometri come avete fatto voi per la preparazione, ma insomma lo dicevamo anche nella prima puntata, la preparazione è fatta di tanti passaggi, di tante finezze, di stare a guardare proprio anche il pelo, diciamo, voi lo avete detto, bisogna essere super puntigliosi nella preparazione, nell'alimentazione, lo dicevamo, anche nell'anticipare quelli che potrebbero essere i problemi, insomma, che poi si vengono realmente a creare. Tu sei stato team leader dell'Italia perché sei il più esperto? Sei quello con maggiore esperienza? Sì. Okay. Diciamo quello, maggiore esperienza e diciamo maggiore competenza, quindi di conseguenza ho avuto l'onore di fare il team leader, un onore perché nell'ambito di questi mondiali non c'è stato solo il risultato nostro, ma esatto, infatti proprio di quello volevo parlare, sono arrivati bei risultati. Sì, è stata un'onda azzurra che ha invaso la Svezia, perché a parte che vabbè, noi italiani siamo sempre un po' cacciaroni e quindi abbiamo fatto varie foto tutti quanti insieme, certo, tutto il resto, che già quello hanno colpito la visione di tutti quanti, soprattutto gli scandinavi, ma poi ci siamo ritrovati con un campione del mondo, una campionessa del mondo, sempre per parlare di donne, Spampanato, Nabila Pampanato, nella quattro cani, nella due cani un'altra ragazza, Valentina Durio, è arrivata terza, e poi nelle categorie con gli Alaska Malamut, che sono categorie diciamo tipo Formula 1, Formula 2, quelli, cioè le categorie un po' più lente, hanno una categoria a parte, abbiamo avuto due medaglie di bronzo di Francesco Biagiotti, che è un grande, pare un grande allevatore di Alaska Malamut, e quindi di conseguenza ci siamo ritrovati terzi per nazione, quindi cioè, è un bel risultato. Sì. A livello italiano c'era la speranza di raggiungere questo risultato? Ma oggettivamente no, cioè nel senso le speranze ci sono sempre, le prospettive c'erano, però fino adesso non c'erano mai state questi, noi già un'altra volta eravamo arrivati terzi come nazione, ma c'era un conteggio differente. Adesso il conteggio è gestito come per le Olimpiadi a livello di medaglie e quindi di conseguenza arrivare terzi pesa, con tante medaglie è più importante che con dei punteggi complicati, certo, capito? E quindi ripeto, tutti quanti facevano il Team Italia e l'Italia è così. Esatto. L'Italia è così, quando arriva l'ondata. Così azzurri eravamo visibilissimi in mezzo alla neve. Quindi sì, ci sono anche belle foto, anche sui social, sì, c'è questa questo gruppo azzurro, questa divisa veramente molto visibile, bella, molto bella, molto felici. Poi c'è questo entusiasmo che comunque era veramente evidente. Olivia, cosa porti tu a casa da questa esperienza? Da questa esperienza, beh, a parte, diciamo che più dal mondiale è stato il premondiale, cioè l'importanza di riuscire, e sarebbe da poter fare, diciamo ogni volta, di poter fare magari un premondiale e portare già i cani via. Per noi è stata un'esperienza grossa perché 14 giorni fuori e avere tutto il necessario, certo, per loro, siamo arrivati a casa perfetti, cioè nel senso che era finito tutto. Quindi, misurato al millimetro. Misurato al millimetro, sì, perché dici, sì, è vero, uno ha il furgone grande, però certo, sono sempre però 17 cani, gestire. Esatto, bisogna saperlo gestire. Tanta roba che non deve mai mancare, e qualcosa potevo aggiungere, a livello magari di medicinali omeopatici, cioè potevo essere un po' più attenta oppure chiamare direttamente anche la nostra veterinaria per avere più accortezza, e però sostanzialmente c'era tutto, insomma. Quindi questa è stata un'esperienza diciamo un po' globale da questo punto di vista, però l'importanza, mi porta a casa l'importanza di riuscire a fare sempre gli allenamenti prima. Certo. Cioè già fuori casa, per loro vuol dire, perché anche poi si abituano, perché è vero che a casa fanno una vita di agio, perché stanno nei boschi, poi escono, corrono, giocano, mangiano, bevono, fanno quello che vogliono, ovvio che quando si va via c'è uno stack out e certo, c'è un rigore sostanzialmente, quindi anche loro arrivare subito al mondiale con questo rigore gli serve una preparazione anche loro, che può essere
diciamo così, mentale, e anche per noi, che però è tutto di divertimento il pre. Poi dopo, quando si arriva sul campo di gara, loro lo capiscono. Si diventa seri dopo. Si diventa seri. Infatti, nel momento che siamo arrivati, ho detto ok, ma canto a finita. Adesso bisogna fare i seri. Fabrizio, cosa metti via di questa esperienza, soprattutto anche in una prospettiva futura? Cosa vi aspetta in futuro? Cosa metti via? Il fatto di trasferirsi in Norvegia. Per fare lo sport. Più volte l'abbiamo detto, dice, è un paese molto meraviglioso, però a parte i scherzi, visto l'entusiasmo che abbiamo riscontrato anche in relazione, grazie alla vostra trasmissione, cominciarsi a muoversi un po' di più per cercare di sistemare alcune cose qui intorno a casa, per gli allenamenti, per i tracciati e tutto il resto, per arrivare ancora più preparati pronti alla situazione, perché ormai anche per quello riguarda i cani, la qualità dei nostri cani, dei nostri allenamenti, stiamo ad alto livello, perché chiaramente se altrimenti non arriveresti a questi risultati. Però a questo punto, come hai detto tu prima, adesso bisogna ancora di più puntualizzare le cose, perché se no non bisogna sempre puntare più in alto. No, anche perché se fossimo arrivati primi, dopo era ancora più complicato, perché bisognava confermare. Invece, essere arrivati secondi e terzi, abbiamo ancora una fase di crescita. Sì. Tra l'altro, per dire, chi è arrivato primo nella mia categoria l'ho sempre battuto. Questo devi far capire. Poi, subito che tutti mi hanno detto, ma come, eri sul podio con due uomini? Sì, perché le categorie sono miste. Certo. Quindi lo ridiciamo, quindi, perché sono i cani i protagonisti. Certo. Però bisogna sempre puntare un po' più avanti. Bisogna sempre puntare un po' più avanti, mettere l'asticella sempre un po' più su, poi ma bisogna essere ambiziosi. Lui nel secondo giorno di gara, nella seconda manche, è vero che il francese è arrivato dietro praticamente, però dopo poi l'ha superato, ma poi dopo si è inchiodato. Quindi c'è anche lì, sono tante cose da poter valutare. E quindi dopo praticamente lui l'ha risuperato e sono arrivati. L'ha portato al traguardo. A parte che siamo amici. Sì, abbiamo cani suoi. Ma poi insomma ci siamo scambiati anche sui social. Complimenti, perché proprio anche questo fatto, considerate 12 cani, 11 cani insieme, che in uno spazio ristretto, perché stavamo proprio nella parte più tecnica della pista, a superarsi e risuperare senza nessun problema e soprattutto agevolandosi a vicenda per non avere problemi, non sempre nello sport succede, anche nell'ambito nostro. Quindi anche queste cose ti fanno capire che in ogni caso c'è sempre un margine di miglioramento, e comunque stiamo a quel livello, non dobbiamo avere paura di niente. Stiamo a quel livello e si guarda anche su. Come si dice quella all'Aquila? Mo mette segno e domani mette magno, quindi piano piano arriviamo alle riunioni dei team leader, e la cosa che hanno detto subito, ho detto, fa, quando ci sono i sorpassi, chi viene superato si deve fermare e la persona che supera deve chiamare la pista, cioè si dice trail, oppure può dare anche il stop trail. È stata una delle cose che hanno detto, perché non volevano avere storie di niente, perché le zuffe di cani che succedono a un campionato del mondo non devono succedere assolutamente, però anche lì puntualizzano che ci deve essere rigore in assoluto. Quindi quello che hanno fatto loro è stato il campione, esemplare, il campione realmente è stato veramente esemplare. Veramente molto bello. Ve l'avevo chiesto anche nella prima puntata e ve lo chiedo anche adesso, il recupero da parte dei cani, insomma, quando ritornano dopo tutti questi giorni di attività e chiaramente dopo la 3 giorni di gare, loro quanto tempo ci mettono a recuperare dalla stanchezza, dallo stress anche del viaggio, perché insomma ci si mette anche quello. Ma nell'ambiente in cui stanno da noi, diciamo relativamente non ci mettono tanto. La questione è che in ogni caso, come anche per noi, è proprio cioè abbiamo tirato l'ultimo mese proprio impegnato, quindi non è tanto relativo al mondiale, ma è relativo a tutta l'attività che adesso ha bisogno un attimo di rilassamento, per poi dopo riprenderemo tranquillamente gli allenamenti,
perché più ci si allena e più la prossima settimana la qualità quindi migliore. Diciamo che ci sono, c'è una settimana adesso di riposo, sì, sia esatto, per loro sì, che per esatto, voi sì, esatto sì. Tutti voi siete già tornati liberi, al lavoro? Sì. Cioè, certo. Il giorno dopo dice dove stai? Mia madre ha fatto dove stai? Stai a casa? Ha fatto no, veramente sto a lavorare. Perché? Anzi, siamo arrivati anche un giorno di ritardo, quindi già ci aspettavano. Va bene. Però siete arrivati con la medaglia, quindi esatto. Va bene anche questo. Io vi ringrazio davvero per averci raccontato, per essere tornati qua ed averci raccontato questa bellissima esperienza. Chiaramente gli studi del capoluogo sono sempre aperti per voi, lo sapete, ormai siete di casa, soprattutto Domitilla. Non venite se non c'è Domitilla, noi questo lo diciamo sempre, perché lei è la protagonista delle nostre trasmissioni, assolutamente, ed è nel cuore dei lettori del capoluogo. Quindi grazie davvero a Fabrizio Filoni e Olivia Piacentini per essere tornati nei nostri studi a raccontarci questa bellissima medaglia d'argento e medaglia di bronzo appena conquistate, ecco l'amore, appena conquistate i mondiali di Svezia. Ci vediamo alla prossima, grazie. Va bene. Grazie a voi. E vi saluto tutti i lettori del capoluogo, vi invito a vedere tutte le trasmissioni, tutte le puntate di Non Solo Calcio sul sito del capoluogo www.ilcapoluogo.it e anche sui nostri canali social, in particolare sul nostro canale YouTube. Ciao, alla prossima.